Grande tensione in Honduras, a Tegucigalpa, spazio aereo chiuso, al jet del presidente deposto Zelaya, atterraggio impedito per ordine del presidente ad interim, il golpista Micheletti. Marilu Lucrezio ha raggiunto al telefono. Sentiamo. Al Partito Comunista Honduregno, non vogliamo spargimento di sangue. Micheletti nega di aver fatto un golpe militare, come lo accusa la comunità internazionale. Cercheremo di venire fuori dall'isolamento, spiegando ciò che è accaduto. E per spezzare l'isolamento si dice pronto a trattare con l'Organizzazione degli Stati Americani, che proprio oggi hanno espulso l'Honduras. Sì. Sì, torniamo a vedere questo servizio sull'Honduras. Se è possibile, mi dicono dalla regia che dovrebbe essere possibile, c'era un problema. Vediamo. Se non è possibile andiamo avanti. L'aereo del presidente deposto Manuel Zelaya è partito da Washington. A bordo c'è anche il presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, Miguel Descoto. Ma le autorità che si sono insediate dopo il golpe hanno chiuso lo spazio aereo. Sulle piste ci sono blindati e militari. Intorno i manifestanti che sostengono Zelaya. Dal jet privato l'ex presidente ordina di riaprire l'aeroporto. Sono io, dice il capo delle forze armate. Se l'aereo non riuscirà ad atterrare, allora potrebbe dirigersi a El Salvador. I golpisti minacciano di arrestare Zelaya se entrerà nel paese. E intanto il capo del golpe, Roberto Micheletti, denuncia la presenza al confine di truppe del Nicaragua. Il governo di Managua però nega. Abbiamo raggiunto al telefono Roberto Micheletti. Abbiamo fatto di tutto per convincere l'ex presidente a non tornare in questo momento, perché ci potrebbe essere un bagno di sangue. Ci sono molti suoi simpatizzanti che appartengono al Partito Comunista Honduregno. Non vogliamo spargimento di sangue. Micheletti nega di aver fatto un golpe militare, come lo accusa la comunità internazionale. Cercheremo di venire fuori dall'isolamento, spiegando ciò che è accaduto. E per spezzare l'isolamento si dice pronto a trattare con l'Organizzazione degli Stati Americani, che proprio oggi hanno espulso l'Honduras. Torniamo in Italia. Salvi, tre speleologi.